Ci sono vari modi di tracciare il bilancio di un anno trascorso, questione di punti di vista, di metodo, un elenco di cose accadute, belle, brutte, per arrivare a tirare umanissime somme, felici o tristi che siano. Oppure, suggerisce Papa Francesco, si può ripercorrere i mesi vissuti cercando di comprendere se abbiamo percepito la presenza di Dio che tutto rinnova e sostiene con il suo aiuto. È il metodo della fede che Papa Francesco ha seguito durante la celebrazione conclusiva del 2015, i primi vespri della solennità della Maria Santissima Madre di Dio, suggellati dalla recita del Te Deum. La luce per esaminare l'anno appena terminato, ha indicato il Papa, non può che essere allora che quella giubilare, un faro che fa risplendere il bene compiuto da tanti, pur fra i progetti degli uomini, spesso carichi di interessi privati. Non possiamo dimenticare che tante giornate sono state segnate da violenza, da morte, da sofferenze indicibili di tanti innocenti, di profughi costretti a lasciare la loro patria, di uomini, donne e bambini senza dimora stabile, cibo e sostentamento. Eppure, quanti grandi gesti di bontà, di amore e di solidarietà hanno riempito le giornate di quest'anno, anche se non sono diventate notizie nei telegiornali. Le cose buone non fanno notizie. Il Giubileo della Misericordia, inaugurato a fine 2015, va inteso come una speranza per il 2016 e sulla strada di questa speranza si è messo in cammino Francesco, il Vescovo di Roma, che ha voluto fare un augurio a tutti gli abitanti della città, un invito sincero ad andare oltre le difficoltà del momento presente. L'impegno per recuperare i valori fondamentali di servizio, onestà e solidarietà permetta di superare le gravi incertezze che hanno dominato la scena di quest'anno e che sono sintomi di scarso senso di dedizione al bene comune. Non manchi mai l'apporto positivo della testimonianza cristiana per consentire a Roma di essere interprete privilegiata di fede, di accoglienza, di fraternità e di pace. Con le note del canto finale che si spegnevano tra le volte della Basilica Vaticana, Papa Francesco ha tenuto fede alla tradizione della visita al presepe allestito in Piazza San Pietro, sostando qualche momento in preghiera davanti alla monumentale composizione proveniente da Trento e poi entrandone fisicamente a far parte. Il vicario davanti alla culla del suo Dio e poi il Papa delle periferie di fronte all'uomo della misericordia, il buon samaritano al quale Francesco ha affidato in modo speciale l'anno appena iniziato e le sorti di un mondo che il cielo non smette di amare nonostante le sue ferite.